Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la solennità della dedicazione del Duomo. Chiesa e Dio, popolo in festa, e per questo lodiamo il Signore e domandiamogli perdono. Tu che sei l'unico fondamento su cui si innalza il Tempio di Dio, Kyrie eleison. Tu che guidi il cammino della tua Chiesa nelle vicende della storia, Kyrie eleison. Tu che riveli a ogni uomo l'infinita misericordia del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Edifichi, o Dio, la tua gloria, un tempio eterno, e fondi la tua santità sulla nostra cattedrale, e fa che quanti in essa invocheranno il tuo nome sperimentino il conforto della tua protezione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La lettura profetica ci illumina, ci giovia a salvezza. Lettura del profeta Baruch. O Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è esteso il luogo del suo dominio.
è grande e non ha fine, è alto e non ha misura. Là nacquero i famosi giganti dei tempi antichi, alti di statura, esperti nella guerra. Ma Dio non scelse costoro e non diede loro la via della sapienza. Perirono perché non ebbero saggezza, perirono per la loro indolenza. Chi è salito al cielo e l'ha presa e l'ha fatta scendere dalle nubi? Chi ha attraversato il mare e l'ha trovata e l'ha comprata a prezzo d'oro puro? Nessuno conosce la sua via, nessuno prende a cuore il suo sentiero. Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli li ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Parola di Dio. Santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Iscriverò Raab a Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E ancora, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore.
In una casa grande però non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla, alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. Chi si manterrà puro da queste cose sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per ogni opera buona. Sta lontano dalle passioni della gioventù, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovesciò i tavoli e cambiamonete e le sedie dei venditori colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto? Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Parola del Signore. Ecco, ogni anno nel calendario liturgico ambrosiano prevede che nella terza domenica di ottobre in tutta la diocesi di Milano si celebri la festa della dedicazione o consacrazione della cattedrale o Duomo, cioè la chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani, quindi festa della nostra diocesi che si stringe attorno al proprio vescovo. Perché la terza domenica di ottobre? Perché nella terza domenica di ottobre del 453 il vescovo Eusebio consacrò l'allora cattedrale e nella terza domenica di ottobre del
dell'anno 836 fu consacrata la cattedrale di Santa Maria Maggiore e sempre la terza domenica di ottobre del 1577 San Carlo consacrò l'attuale Duomo e il Clan Martini nel 1986 la terza domenica di ottobre consacrò il nuovo altare del Duomo. Questo un po' di storia. Ebbene, la prima lettura presa dal libro di Baruch viene evocato il grande tempio della creazione, è la cattedrale cosmica, è la casa di Dio. Quindi non è solo il tempio sacro dedicato al culto come il Duomo, ma è tutto l'universo dove siamo chiamati a dar voce al creato per lodare Dio che è il creatore. Sole e luna, benedite il Signore, questo universo che Dio ha creato e l'ha affidato a noi, ce l'ha dato a noi. Non ci abbandona, ma noi siamo responsabili. Rendiamoci conto. Ecco perché poi nella seconda lettura Paolo paragona la Chiesa ad un edificio in costruzione, edificio che ha Dio per fondamento. Possiamo dire così allora, Cristo è la Chiesa, è fondamentale questo. La Chiesa è Cristo con e in noi, la Chiesa è noi in Lui. La Chiesa è nulla senza Cristo e a prescindere da Cristo, anzi non merita in questo caso neppure il nome di Chiesa. Cioè il cristiano è quello che si sente Chiesa perché sono in Cristo. Sembra che questo manca tutto. Si dice anche Chiesa corpo di Cristo, dove Cristo è il capo nel senso che dà la vita a tutto il corpo di cui noi siamo le membra. Ecco perché Paolo poi prosegue, come in una casa vi sono vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla, così nella Chiesa c'è posto per apporti differenti di valore. Voi sapete che a Roma si sta celebrando il sinodo, come far sì che la Chiesa sia sinodale, cioè relazione, camminare insieme, insieme, quindi tutti noi, anche voi vuol dire, dove ciascuno ha il suo posto, anche tu hai il tuo posto e nessuno può fare meno dell'altro. Diversità di doni che devono creare l'armonia tra le differenze, ossia ogni comunità cristiana, ogni persona va inserita nella sinfonia della Chiesa che è il dono dello Spirito Santo. Nel Vangelo Gesù entra nel Tempio e ricorda che sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, cioè il tempio è il luogo in cui Dio si adatta all'uomo per incontrarlo, nel quale direi Dio si, come dire, comprime se stesso per poter venire vicino all'uomo e piegarsi su di lui. Il tempio è il luogo privilegiato del nostro incontro con Dio. Perché? Perché è il luogo dove si realizza, si rende visibile la comunità cristiana, il luogo dove si uniscono i chiamati da Dio, luogo della convocazione, luogo dell'assemblea. Il Tempio Sacro è fatto per essere riempito, diciamo così, per far vibrare l'assemblea e raggiungere il suo scopo quando l'assemblea appunto prega insieme e soprattutto quando celebra l'Eucaristia. Nell'Eucaristia dobbiamo percepire una presenza che sta al di là e al di sopra delle nostre presenze, la presenza del Signore. Ma io dico, fa vibrare l'assemblea, questa assemblea vibra, vibra questa assemblea. Questa assemblea davvero sente che siamo qui noi, ma c'è una presenza che è al di sopra di noi, che va al di là di noi, una presenza immensa, quella del Signore. Lo percepiamo questo? E il beato Carlo Acutis, morto 15 anni, diceva: noi siamo più fortunati degli apostoli che vissero 2000 anni fa con Gesù. Per incontrarlo
basta che entriamo in una chiesa, Gerusalemme l'abbiamo sotto casa. È morto 15 anni, ecco. Guardate, un ragazzo che ha capito. Anch'io cerco di capire, se è chiaro. E questo contatto col Signore ci rende capaci di compiere le sue opere. Abbiamo letto, gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli guarì. Cioè, se non ci prendiamo cura dei bisognosi, vuol dire che siamo stati nel Tempio di pietra, con il corpo, ma non con lo spirito, perché nel Tempio Gesù guarisce. E direi in questo tempo preghiamo davvero per la pace del mondo, davvero, davanti a questa disumanità. E se ci affida, siamo responsabili del mondo, e guardate che disumanità. Ecco, adesso facciamo una specie di piccola catechesi. Che significato ha per noi ambrosiani celebrare la festa del Duomo? Ecco, un primo motivo è dato dal fatto che il Duomo testimonia la fedeltà dell'amore di Dio. Lungo i secoli Dio è sempre rimasto con noi, presente mediante il segno visibile del Duomo. Lungo i secoli è stata la casa di Dio in mezzo alla casa degli uomini, luogo dove viene proclamata incessantemente e a tutti la fede nel Signore Gesù. La grandezza e la bellezza della cattedrale sta nel metterci in relazione con Gesù. È un secondo motivo per cui celebriamo solennemente questa ricorrenza, è che il Duomo è la cattedrale, cioè la chiesa maggiore, la chiesa madre di tutte le chiese della diocesi. La parola cattedrale significa chiesa dove si trova la cattedra del vescovo, dalla quale presiede celebrazioni liturgiche più solenni dell'anno, dove predica la parola di Dio, dove esercita il suo ministero di pastore, di maestro, insegnando a tutti noi fedeli della diocesi come vivere secondo il Vangelo. Allora, per noi ambrosiani il Duomo è un simbolo religioso. Dice l'unità di tutta la Chiesa ambrosiana attorno al pastore. C'è un solo arcivescovo, come c'è la sua cattedrale, c'è un solo piano pastorale, c'è una sola grande famiglia che è l'intera diocesi. Ci sentiamo famiglia, almeno nei santuari o nelle chiese particolari. E approfondendo, l'edificio materiale in cui si raduna la comunità cristiana, ecco, l'altare di pietra su cui si celebra l'Eucaristia, perché è l'Eucaristia che fa la Chiesa, sono senza dubbio importanti, ma essi sono un segno che rimanda a qualcosa di altro. Sarebbe inutile che noi credenti ci radunassimo insieme in templi di pietra se altrettanto di pietra fosse la nostra vita di fede, se l'altare del nostro cuore, sul quale offriamo il sacrificio spirituale, cioè il dono di noi stessi al Signore e al prossimo, fosse inerte, gelido, di marmo. Il vero Tempio di Dio è fatto di pietre vive ed elette, ossia dalle persone viventi, da noi, che tenuti insieme dalla stessa fede, dal vincolo della carità, formiamo quell'edificio spirituale che è la Chiesa di Cristo. Allora, oggi, festa del Duomo, ogni fedele ambrosiano, ciascuno di noi, dovrebbe chiedersi in che misura è veramente pietra viva. Io sono pietra viva, tu sei pietra viva della Chiesa di Milano? Come allora concretamente collaborare ad edificare la Chiesa di Pietre Vive, attraverso la partecipazione convinta all'ascolto della parola, ai sacramenti, alle iniziative della diocesi, della propria parrocchia, con la testimonianza di fede nei luoghi dove viviamo? Ecco, lo siamo pietre vive. Ti senti pietra viva della Chiesa, preziosa, indispensabile,
perché scelta, anche tu sei scelto da Dio per questa organica compaginazione di tutto l'edificio della Chiesa fatta di pietre vive. Ecco, termino con uno stralcio dell'omelia per la dedicazione del Duomo di Milano nel 453, ricostruito, distrutto i barbari, sia Milano che il Duomo ricostruito. Ecco l'omelia, una parte piccolissima, di San Massimo di Torino Vescovo. Carissimi, alcuni sono andati commentando: questa città è distrutta, la chiesa è crollata, ormai è venuta meno la ragione di vivere. Dio Onnipotente non ha consegnato nelle mani dei nemici la città che è costituita da voi, ma solo le case della città. Ne ha voluto che fosse consumata l'incendio quella che è la sua vera chiesa, ma solo permise per la nostra correzione l'incendio dei locali della chiesa. Non dunque le travi e i tetti, ma voi, o carissimi, formate la chiesa viva per il nostro Dio. Non è dunque stata rifatta ora la chiesa, che per dono di Dio non è mai perita, ma solo sono perite le pareti, eccetera, ha ricevuto, ricostruendolo, le pareti, i tetti, ma questa chiesa che siete voi, noi siamo la chiesa. Al Signore Gesù, che edifica la sua Chiesa con pietre vive, affidiamo la nostra preghiera in supplica ed intercessione. Diciamo insieme: dona alla tua Chiesa pace e unità. Dona alla tua Chiesa pace ed unità. Signore Gesù, che ci riunisci in una sola famiglia nel tuo nome, rendi le nostre comunità sempre più aperte e accoglienti, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Signore Gesù, principe della pace, fa che si estinguano l'odio e la violenza e suscita nella nostra società gesti concreti di riconciliazione, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace ed unità. Signore Gesù, che soccorri la nostra fragilità, sii vicino a quanti sono nella malattia, nell'emarginazione,
o in particolari situazioni di difficoltà, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace ed unità. Signore Gesù, Pastore buono, conforta i nostri cuori incerti e donaci la forza di seguirti nella giustizia e nella verità, ti preghiamo. Dona, Signore, pace ed unità. Padre misericordioso e forte, tu non sei un Dio di disordine, ma di pace. Spegni nella terra santa l'odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l'amore, la concordia e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio forte ed eterno, che vivi e operi in tutta la tua creazione, proteggi con speciale benevolenza il nostro Duomo, costruito secondo la tua volontà e a te dedicato. Vi si infranga ogni avverso potere e lo Spirito Santo dona ai tuoi figli di offrirti il servizio di una coscienza pura e di un cuore lieto e operoso. Per Cristo nostro Signore. Con la coscienza pura e un cuore lieto e operoso, scambiamoci un gesto di pace. Popolo di Dio, nella sua voce rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E il luogo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per me. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e del mondo che verrà. Amen. Da te riceviamo, Padre, il pane e il vino che ora ti offriamo. Vieni e anima con la tua santificante presenza il tempio che ci hai donato di edificare la tua gloria, e sii per noi tutti sostegno e difesa in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai donato e l'ha elevata alla dignità di sposa e di regina. Alla sua arcana grandezza si inchina l'universo perché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cielo. La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli generati ogni giorno a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo. È la vite feconda che in tutta la terra prolunga i suoi tralci e, appoggiata all'albero della croce, si innalza al tuo regno. È la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo fondatore. Ammirati da tanta bellezza, uniamo la nostra voce al canto che risuona nella Gerusalemme celeste e insieme con gli angeli e con i santi gioiosamente inneggiamo. Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiesa, la sposa, si rivolge a Dio con la preghiera che ci ha insegnato lo sposo Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo. Ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Thank you.
Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
preghiamo. Il popolo a te consacrato, Dio vivo e vero, ottenga i frutti e la gioia della tua benedizione, e poiché ha celebrato questo rito festoso, ne riceva i doni spirituali per Cristo nostro Signore. E gli avvisi. Nel pomeriggio si svolgerà la tradizionale processione cittadina del crocifisso. L'appuntamento per le ore 16:30 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e via Chiminello. Da lì partirà la processione che arriverà sul sagrato della chiesa di San Vittore. Presiederà il vescovo signor Michele di Tolve. Per questo evento è sospeso qui in santuario il vespro delle ore 16. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di promuovere una giornata nazionale di digiuno e preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Terra Santa. La data scelta è martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo l'indicazione del Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa. La Chiesa cittadina di Rho invita a ritrovarsi per un gesto comunitario in santuario martedì 17 ottobre, proponendo il Santo Rosario alle ore 18:30 e la Santa Messa alle ore 19 per la pace. Invitiamo tutti a partecipare. Sabato prossimo, 21 ottobre, alle ore 21, si terrà la 34esima edizione del Cantando in Cororo, il tradizionale concerto vocale e strumentale con la Scuola Cantorum del nostro santuario e l'Orchestra Sinfonica Giulio Rusconi. Verranno eseguite musiche di Vivaldi e Pergolesi. L'ingresso è libero. Domenica prossima, 22 ottobre, celebreremo la giornata missionaria mondiale. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.